C'è chi i compleanni a Vittoria li festeggia con lo sparo di fuochi d'artificio non autorizzati in luoghi pubblici e in barba a qualsiasi misura di sicurezza cittadina. È infatti capitato con frequenza che in tanti si siano recentemente lamentati dello sparo di petardi e fuochi in tarda notte e nel bel mezzo delle strade, provocando anche pericolo per i passanti, immobili e auto in sosta. Da tali segnalazioni sono quindi partite le indagini da parte di tutte le forze dell'ordine, con il contributo anche della polizia locale di Vittoria. In tre distinti episodi le pattuglie del commissariato di pubblica sicurezza hanno sorpreso, individuato e denunciato tre persone che si sono rese responsabili dell'accensione abusiva di fuochi pirotecnici in luogo pubblico. In particolare, il primo episodio si è verificato in piazza Giordano Bruno, dove un ventenne ha deciso di festeggiare il compleanno in compagnia di amici, aspettando lo scoccare della mezzanotte per dare il via a un vero e proprio spettacolo abusivo di fuochi d'artificio mediante l'accensione e l'esplosione di numerosi artifici pirotecnici. Gli altri due episodi si sono verificati la notte successiva, uno in via San Martino, dove a festeggiare il compleanno era un uomo di 52 anni, e l'altro in piazza Arciprete Ricca, dove si affaccia la Basilica di San Giovanni Battista, patrono della città, un uomo di 39 anni ha sempre deciso di festeggiare il proprio compleanno. L'attività di prevenzione disposta dal questore di Ragusa, che continuerà sistematicamente nelle prossime settimane con il conseguimento di tali risultati, intende far desistere quei cittadini vittoriesi che da diversi mesi hanno probabilmente immaginato che l'acquisto di materiale pirotecnico di libera vendita comporti automaticamente anche la possibilità di poterli accendere in luoghi pubblici senza tener conto del potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.